un sistema unificato gratuito per gestire chiamate, messaggistica e videochiamate tramite un centralino virtuale dall'interfaccia di gestione semplicissima. È disponibile anche su base Debian e Raspberry. Ecco 3CX e le valide ragioni per affidargli le comunicazioni in ufficio e azienda. Ciao da Dario di Alternativa Linux. 3CX è un sistema di comunicazione ricco di funzionalità che riunisce VoIP, video e messaggistica. Vi si affidano già oltre 350.000 aziende in tutto il mondo, tra cui Mercedes-Benz, BMW, Coca-Cola, Air France. Oggi mostrerò come allestire questo sistema per la tua attività in modo completamente gratuito. Se hai una piccola attività e desideri una piattaforma di comunicazione facile da usare per aggiungere funzionalità di chat dal vivo al tuo sito web o un'azienda per passare ad un sistema completo migliore e più facile da usare, 3CX è una valida opzione, facilissima da configurare. L'autorevole rivista economica Forbes cita infatti una statistica per cui il 50% degli intervistati trova frustrante l'interazione con servizi cliente basate su sistemi automatizzati e preferisce di gran lunga il contatto personale. La percentuale di frustrazione sale al 72% degli utenti durante i periodi di vacanza. Eccomi quindi nel sito web 3CX, che ringrazio per la sponsorizzazione del video. In fondo alla home page indico il mio indirizzo email per ricevere un codice che mi consente di completare i pochi passaggi di registrazione dell'account. Sono subito in grado di selezionare il tipo di servizio, tra cui anche quelli a pagamento, o quello che permette di scaricare una immagine di Debian o Raspbian preconfigurate per l'opzione on-premise, cioè autogestita. Io però seleziono l'opzione gratuita per sempre per un numero massimo di 10 utenti, oltre i quali sarà necessario prevedere una delle formule a pagamento. Può sembrare strano, ma i passaggi per l'attivazione del servizio in hosting su 3CX sono completati. Nella pagina e in una email di riepilogo sono indicati l'indirizzo web personalizzato per l'accesso e il numero dell'interno principale tra i 10 che mi sono stati assegnati. Al primo accesso, infatti, sono invitato ad inquadrare un codice QR per scaricare ed installare nello smartphone l'applicazione gratuita a corredo del servizio. Ma mettiamo per il momento da parte questa possibilità per comprendere meglio ciò che già abbiamo a disposizione dall'interfaccia web. Tecnicamente è chiamato PBX, un centralino virtuale basato su VoIP, Voice over Internet Protocol. Ma 3CX integra inoltre funzionalità di messaggistica, chiamate e conferenze video tra utenti abilitati nel pannello e con l'esterno. Le funzionalità di messaggistica permettono ad esempio di inserire nel sito web aziendale un link del tipo chatta con noi o chiamaci. Accedendo alla sezione admin del pannello, alla scheda voce e chat, ho infatti già a disposizione il link che posso inserire dove voglio. Altrimenti, un pezzo di codice HTML o un plugin WordPress consentono di aggiungere rapidamente al sito web la tipica icona fluttuante, personalizzabile a piacimento. L'utente del sito clicca sull'icona e gli viene presentata la scelta se avviare la chat o una chiamata. In entrambi i casi, una notifica arriva in tempo reale all'interno del pannello. Posso persino cliccare sull'icona video e convertire la chiamata in una videoconferenza. Se non vuoi fornire funzionalità di chiamata, clicchi su Live Chat 3CX e modifichi l'opzione. Puoi impostare orari per la disponibilità del servizio, personalizzare messaggi, avatar e stile del pulsante e infine mostrare informazioni rispettose della legislazione sulla privacy. Ed ecco che entra in gioco l'app per smartphone. Una volta installata e collegata al servizio, consente di ricevere notifiche, gestire chat e chiamate direttamente dal telefono oltre che dal pannello web, in modo da gestire le comunicazioni anche in movimento. Senza poi dimenticare che sono integrabili anche le comunicazioni gestite con WhatsApp e persino i messaggi ricevuti tramite la pagina aziendale su Facebook. Diventa così sempre più chiaro quanto l'unificazione di tutte queste forme di comunicazione in un solo pannello e nelle app per dispositivi mobili semplifichi mostruosamente le attività, evitando la dispersione e la necessità di prevedere molteplici soluzioni per gestirle interamente. Come anticipato, il servizio gratuito di 3CX permette di abilitare fino a 10 utenti,
attribuendo loro differenti permessi amministrativi, regolando finemente l'instradamento di chat e chiamate in base agli orari di apertura, pausa e vacanze. E il fatto che ciascuno di essi abbia uno specifico interno consente, ad esempio, la comunicazione tra di essi senza ulteriori necessità. Ma per le comunicazioni telefoniche da e verso l'esterno è indispensabile avere a disposizione un cosiddetto trunk SIP, cioè una serie di numerazioni telefoniche utilizzabili per effettuare e ricevere telefonate VoIP da e verso numerazioni tradizionali. Nel suo sito web, 3CX ospita informazioni su tutti i provider di telefonia VoIP con cui collabora e che sono stati testati e sono certificati. Ovviamente questi sono servizi offerti da terzi e non da 3CX. Altro fiore all'occhiello della soluzione integrata di 3CX è l'ottima videoconferenza gratuita. Già nell'edizione free sono supportati fino a 25 utenti. Non richiede applicazioni perché è basata su browser web con una tecnologia che garantisce ottime qualità audio-video anche in condizioni di banda non ottimali. L'accesso alla sala virtuale può avvenire anche in forma anonima. Insomma, è migliore anche di quella di Zoom, sia per caratteristiche che per l'assenza di limiti di tempo, persino nella sua forma gratuita. Finora abbiamo visto il funzionamento della piattaforma 3CX nella sua forma gratuita. Penso che sia incredibilmente ricca di funzionalità e che per una piccola impresa o una startup sia più che sufficiente. Centralizzare ogni forma di comunicazione aziendale interna oppure da e verso l'esterno comporta enormi vantaggi, tra cui quello di non perdere più alcuna telefonata e di avere un sistema di report chiaro e completo. Le guide per l'installazione e amministrazione coprono ogni possibile aspetto. Sono tantissime ed interamente tradotte in italiano. Ciò non toglie che potresti rivolgerti ad uno dei partner selezionati da 3CX sul territorio per risolvere ogni tipo di problematica. Se la soluzione free di 3CX, ospitata da loro o autogestita in ambiente Debian o Raspberry, non è sufficiente per le tue esigenze, ti invito a verificare la pagina dei prezzi. Se hai già dimestichezza con soluzioni simili concorrenti, potrai verificare che il rapporto qualità-prezzo e la quantità di servizi forniti da 3CX non teme confronti. Ad esempio, in ambito aziendale potrebbe risultare assai conveniente disporre di telefoni da tavolo che si integrano perfettamente con il sistema. Il sito web ha una pagina dedicata a tutte le soluzioni di questo genere testate e compatibili. In questo caso dovrai ricorrere almeno all'edizione Small Business, al costo attuale di 195 euro all'anno fatturate in un'unica soluzione. Con questa il limite massimo di utenti è di 20. Avrai inoltre a disposizione la gestione della coda di chiamate in entrata, la trascrizione dei messaggi vocali, un IVR personalizzabile, cioè un menu a scelta multipla basato su istruzioni vocali, ed il supporto per l'integrazione di SMS ed MMS. Con l'edizione Professional potrai ottenere assistenza per l'installazione di 3CX nella tua infrastruttura autogestita, ampliare il numero di utenti e chiamate contemporanee o integrare utenti, rubriche di contatti e calendari con il tuo CRM o con Microsoft 365. In definitiva, 3CX è un sistema di comunicazione integrata di grande successo, ricco di funzionalità e con prezzi assai competitivi. Lascio nella descrizione del video i link per provarlo. Grazie per la visione del video e alla prossima.